Il centro di Pescara ha ospitato questa mattina il raduno dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria in ricordo del commissario Valentino Di Bartolomeo, fondatore, già presidente della sezione pescarese dell'ANPE, nonché storico comandante delle case circondariali di Pescara e Chieti. Oltre 500 gli ex agenti penitenziari presenti in rappresentanza di tutte le regioni italiane, isole comprese. La città di Pescara sfileranno con i 70 labari rappresentanti le sezioni di tutta Italia. Vogliono dimostrare tutto il loro affetto e il loro rispetto verso i compiti istituzionali, ma anche per ricordare un grande uomo, un grande collega che è stato il comandante del carcere di Pescara e di Chieti, commissario Valentino Di Bartolomeo. Grande uomo, stimato e voluto bene da tutti. Stiamo attraversando un momento difficile perché purtroppo da parte dei ristretti vi è un sussulto di arroganza verso le forze di polizia. Noi sosteniamo che il compito istituzionale della polizia penitenziaria è quello di fare prevenzione, ma soprattutto di coinvolgere i detenuti nel reinserimento sociale. È un compito difficile ma importante. Gli uomini e le donne della polizia penitenziaria sono sempre al servizio del paese e non vogliamo mai perdere la nostra fiducia, che è quella di rispetto dell'utente che ha commesso un reato e tentare di restituirlo alla società, possibilmente risocializzato. Significativa la presenza a Pescara anche del vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È motivo anche proprio di vanto vedere questi poliziotti che, anche se non più in servizio, comunque con orgoglio rappresentano ancora, no, il sentimento di essere poliziotti penitenziari, e quindi è un momento anche di loro visibilità, è un momento di orgoglio, di esempio anche per chi è ancora in servizio e che magari affronta delle criticità, però è motivante molto vedere che anche dopo si continua a rimanere, se vogliamo, poliziotti penitenziari.